sarò breve. C'è creduto. Allora, sono breve. Dunque, perché ho scritto questo libro? Il metodo Gesù ha imparato il proprio mosso ed uscirà giovedì in tutte le librerie per Natale su Amazon. Perché penso che il linguaggio del vino sia ultimamente diventato un po' faticoso. Ma ne parlavamo prima, proprio con video in queste cose, no? Infatti, è diventato un po' faticoso per colpa di chi, boh, chi lo sa, forse il web, la rete, i social, però alla fine ci esprimiamo con dei termini che respingono anziché convocare. E allora le persone poi davanti a uno scaffale di vini, davanti a una carta di vini al ristorante, non sanno come comportarsi, cosa scegliere. Non basta un sommelier, può indicare, ma non può scegliere il vino al posto del cliente. E la maggior parte delle persone, cioè tutti quelli che sono fuori da qui, in realtà di vino non sanno niente. Allora, per avvicinarsi al vino devono leggere il metodo If Wine, imparare il vino in poche mosse. Se poi le riscoprono il sacro fuoco, e allora possono andare a fare tutti i corsi che i nostri maestri, a leggere tutta la letteratura sterminata che i nostri maestri hanno scritto per noi. Poi io ho fatto anche due capitoletti su questa cosa, Ecco. quindi è anche per questo, come dire, per consigli di vedere questi no, scherzo. Qualcosa di più, però. Fatto questa piccola cosa per dare un aspetto, se vuoi, anche leggermente istituzionale, perché è un libro un po' pop, diciamo, È decisamente un libro pop, posso anche dire forse nazionale popolare, non è vergogno, però anzi, forse io posso scrivere solo di cose pop e nazionale popolare, però è un libro che di sicuro spiega il vino e i suoi abbinamenti a tutti, al vostro avvocato, al vostro dentista, alla sua macchina del terzo piano, di sicuro con quello si avvicinano, dopodiché vanno a fare i corsi, dato per la maglietta, FIS, AIS, Visa, ora di più in A Milano nessuno la paga. Io lo dico alla domanda, sono franca del terzo piano. Allora, questo è, Daniele mi ha dato una grossa mano perché mi ha fatto la supervisione, ha pizzicato un paio di errori, tipo avevo scritto. Quindi se c'è scritto qualche stupidaggine è la colpa di Daniele. Ha gentilmente curato due capitoli che sono i due capitoli, diciamo, un pochino più di burocrazia, che è un po' pesante la burocrazia, le leggi sono pesate, però se non ci fossero forse sarebbe un E quando vi divertite ha scritto lei, quando vi mettete scatole sono gli di Daniele. E mi ha pizzicato anche un errore bestiale, perché io avevo scritto del prosecco, si usava lungo di prosecco e non con la glera, quindi io avevo fatto una gaffe micidiale che senza di lui sarebbe andata in stampa. E niente, e la prefazione invece l'ha fatta Francesco Paolo Valentini, l'artigiano del vino, perché è un altro che ha sposato la mia idea di ecco, anche se era geniale, però di parlare del vino con un linguaggio semplice, a misura di tutti, a portata di tutti, se no non si fa di divulgazione. Allora, il metodo di Swire, il vino in poche mosse. Bene.